La grande arena è pronta per la premiazione delle squadre. Da un'inquadratura particolare avete visto, spero, i tre podi. Ecco intanto i cavalieri germanici vincitori del Gran Premio della Nazione. Fritz Ligges su Robin, Gerd Wilfang su Ascan, Harvey Steenkamp Simona, Hans Günther Winkler Torfi. La Germania continua ad essere fortissima, soprattutto come rendimento medio di squadra. Non meno bravi oggi, dobbiamo dire, i cavalieri americani. Soltanto un maledettissimo secondo, così lo definiranno i commentatori statunitensi, un maledettissimo secondo in più di Neil Shapiro, 130 secondi anziché 129, è sfumata la possibilità dello spareggio. Ed ecco venire verso la destra del teleschermo i quattro cavalieri italiani. Scusate, i tre cavalieri italiani. Piero non si è presentato, sono Vittorio Orlandi, Raimondo e Mancinelli. Ed ecco il principe Filippo d'Inghilterra, presidente della Federazione Equestre Internazionale. Navery Brundage che lascia dopo tanti anni la sua carica presidenziale. Cérémonie protocolaire olympique, Grand Prix de saut d'obstacle par équipe, Olympic Victory Ceremony, Olympic Jumping Grand Prix Team Competition. Die Medaillen werden übergeben von Herrn Avery Brundage, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Ecco in primo piano Avery Brundage che si è inchinato all'annuncio del suo nome dato dallo speaker ufficiale del grande stadio di Monaco. È vestito con abito da cerimonia scurissimo nero e alla sua sinistra, ha detto, è il principe Filippo. L'annuncio della vittoria della Germania. Esplode lo stadio all'annuncio. È sempre così alle premiazioni. Si sa già quello che l'altoparlante ci manderà dal suo imbuto, eppure ogni volta è un'esplosione, un tripudio. Avete visto Hartwig Steenkamp? Poi Wilfang, Ligges e adesso Hans Günther Winkler. Hans Günther Winkler, poi Gerd Wilfang, Fritz Ligges e Hartwig Steenkamp da destra a sinistra. La medaglia d'oro ai cavalieri statunitensi, congratulato Neil Shapiro col suo Sloopy. Ecco William Steencross col numero 286, ecco Neil Shapiro
che riceve l'argento da Avery Brandes. E Neil Shapiro, che col suo secondo in più ha tolto agli Stati Uniti la possibilità di uno spareggio su un percorso di 450 metri. Ed ecco la medaglia a Katie Kessner, dopo che era stato premiato Frank Chaipot, col quale adesso si congratula Filippo di Edimburgo. C'è un errore dell'annunciatore, clamoroso, non ci credeva nemmeno lui. Aveva dato la medaglia di bronzo alla Gran Bretagna, un piccolo contrattempo. Il bronzo però ce lo portiamo a casa noi. Ecco Graziano Mancinelli, olimpionico individuale, bronzo a squadre qui a Monaco di Baviera. Ed ecco il turno di Raimondo D'Inzeo col suo fiorello. Ed ecco la medaglia a Vittorio Orlandi, questo cavaliere al quale va tutta la nostra ammirazione, tutta la nostra gratitudine, per essere stato sempre nell'ombra, per rimanere nell'ombra, per spuntarne però ogni qualvolta l'equitazione italiana ha bisogno di lui. Presente ovviamente, anche se non in campo, Piero D'Inzeo con East Life. L'inno della Repubblica Federale Germanica. La bandiera sul più alto pennone, sulla sinistra del teleschermo quella americana, sulla destra quella italiana. Siamo riusciti a portare via un bronzo che ci sembrava ormai irraggiungibile. Ma francamente non l'abbiamo rubato. Siamo stati sì fortunati, perché nessuno al mondo avrebbe potuto pensare a quattro errori di David Broom in un percorso che egli avrebbe dovuto compiere in chiave di assoluta prudenza. Ecco i cavalieri germanici, Tenken, Wilfang Ligget e Günther Winkler, che hanno preso il galoppo seguiti dagli statunitensi e dagli italiani. È la festosa uscita dal campo. E penso che le immagini risultino meravigliose per chi vede a colori. Intanto qualcuno del pubblico ha cominciato a far lampeggiare. Qualcuna di quelle 80.000 lampade fiaccole che dopo illumineranno il grande stadio quando il cielo sarà più scuro. Ecco i tre italiani, Raimondo, Orlandi e Mancinelli, Ambassador se ne va, ecco l'immagine su uno dei cavalieri germanici. Poi via via al passo gli americani e i nostri. Per ultimo Raimondo, il cui fiorello si era fermato a guardare ancora una volta il campo di gara.